questa forchetta posso fare un braccialetto intero, sarebbe, vi spiego adesso, prima di tutto si comincia a battere la forchetta, a battere la forchetta con il martello proprio su e si fa battere tutto il mondo. Da qua allarghiamo la mossetta e facciamo, quando ti è nata questa passione, Fabio? Allora, questa passione viene da mio fratello, sarebbe che mio fratello da 12 anni che fa questo lavoro in Australia e io ci ho dato una mano per fare gli attrezzi quasi 6-7 anni fa. Questi 6 anni io mi sono pure impegnato a fare qualcosa pure io e mi sono da gli attrezzi che ho cominciato a fare lui mi è piaciuto e tu fai di tutto, orecchini, sì, bracciali, faccio pure di tutto sarebbe da porta bottiglie, porta candele, porta sarebbe lampadai, faccio tutto di più, però posate, se posate una volta, posate vecchie, antiche, sarebbe che devono avere più di 70 anni per fare questo lavoro. Allora, mi spiegavi l'altra volta che comunque posate così antiche sono fatte di materiali migliori? Sì. E si lavora pure meglio, tengono la lucidità più di quelli di acciaio inox. Poi come si può notare ogni pezzo è unico perché tu non hai modelli o misure. Non c'è né misure né modelli né niente, questo è tutto fatto a mano, non c'è mai una. Due braccialetti uguali non ho mai fatto fino adesso. Sarebbe, non arrivano mai giusti. Quanti pezzi hai fatto fino ad oggi più o meno? Ci hai mai pensato? No, però sicuro ho fatto più di 1000 pezzi, 1000 braccialetti, e quasi 6000 anelli, e quasi 300 collane, 12 lampadai, ho fatto abbastanza. Grazie a Dio fino adesso tutti i clienti che hanno avuto le mie cose sono contenti, mi chiamano e vengono pure al laboratorio spesso. Che poi alla fine questa è la parte più affascinante, vedere come nasce proprio il gioiello. Giusto. Da una forchetta che normalmente oggigiorno li buttiamo pure. Io creo questi gioielli. Alla fine arriviamo in questi braccialetti. Che da questi
completiamo, magari video di notizie al lavoro, video di in generale, come li crei, come li interno, come li creano tutti i giorni. Ti facciamo diventare te il tuo brand, come io sono il mio brand. Ti creiamo la pagina Facebook, la pagina Instagram, il sito internet, in modo che nel momento in cui, che ne so, l'Instagram funziona, pensa che può succedere, ma non cresce, c'è sempre il sito internet che porta avanti. Che ogni società ha un sito internet. Cioè,